Questa è la targa che ci è stata donata al Comune di Fanano dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in onore alla prima sindaca del Comune di Fanano, Elena Tosetti. Presidenza del Consiglio dei Ministri, 70° anniversario del diritto di voto alle donne. Eravamo consapevoli che il voto alle donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra. Avevamo finalmente potuto votare e fare eleggere le donne. E non saremmo più state considerate solo casalinghe o lavoratrici senza voce, ma fautrici a pieno titolo della nuova politica italiana. In ricordo dell'elezione di Elena Tosetti, eletta sindaca nel 1946 nel comune di Fanano. Come madre era fantastica, perché poi uscivamo da casa verso le 6:30 di sera e andavamo in comune per il consiglio comunale e andavamo, facevamo il viale, bla bla, e arrivavamo in comune, quindi... Poi dopo lei, che ho aspettato, aiutami, sì, tu hai aspettato. Riuscivamo, che c'era un freddo terribile, lei mi avvolgeva nel suo tabarro e rifacevamo il viale e tornavamo a casa. Mi addormentavo abbracciandola e lei mi avvolgeva nel suo tabarro. Quindi è questo ricordo che non dimenticherò mai. Nel periodo appena posteriore alla liberazione occorreva certamente per guidare il comune una persona dotata di spiccata personalità e di tanto coraggio. Il nostro comune la trovò nel suo sindaco, una donna, Elena Tosetti, una comunista. Non aveva mai fatto politica, era una casalinga, una donna di famiglia e aveva la licenza elementare. Il 7 aprile 1946 si va a votare. Il decreto numero 47, datato il 10 marzo 1946, conferiva l'eleggibilità delle cariche amministrative alle italiane di almeno 25 anni. Le donne potevano finalmente considerarsi cittadine con pieni diritti. Elena Tosetti, appoggiata da una coalizione PSI e PC, fu eletta sindaco di Fanano con 13 voti favorevoli su 20 votanti. Elena Tosetti nasce a Fanano il 17 agosto 1907 da Teresa Uguccioni, maestra elementare, e da Alfredo Tosetti. Della sua infanzia non abbiamo molte notizie a causa dell'incendio del maggio 1944 che distrusse completamente l'ufficio dell'anagrafe. Si sposa con Domenico Foli nel 1930, dal matrimonio nascono 3 figli, Wanda nel 1932, Gabriele nel 1938 e Clementina nel 1942. Quando? Non c'è scritto dietro. C'è scritto qualcosa. Forse. No, non c'è niente. Firenze 1930, ma Foli Elena, si è sposata nel 30. Io? Sì, Elena. Sì. Clementina. Gabriele, Wanda e il Foli, Domenico, uh-huh. Il marito. Aveva quegli ideali, quelle doti di onestà, giustizia, tolleranza, attenzione e ascolto verso i più deboli, che secondo noi tutti i politici dovrebbero avere. E io la Tosetti la paragono in un altro episodio della storia di Fanano, che è quello dopo la battaglia del Poggiolo, era il 1523, ma nel 1524 ci fu il Monte Cuccoli, perché il Monte Cuccoli non andava tanto d'accordo con Fanano, perché Fanano si schierava con la famiglia Tanari del Bolognese. C'erano tre donne a cui i fananesi avevano demandato il comando delle proprie truppe. Quindi ecco che entra in campo 3 donne. Fanano, uno dei primi paesi al mondo, che diede il comando delle proprie truppe a 3 donne. Quindi si può dire che Fanano era molto avanti come... Direi di sì. Direi che da allora agganciarsi con la Tosetti il passo è breve.
E il Monte Cuculi, vedendo queste ragazze, disse: se la lotta che possono gestire queste ragazze è fiera come il loro sguardo, io faccio marcia indietro e me ne torno a Monte Cuculo. Sono documenti del comune nell'anno 1946. Allora, noi andiamo a cercare in questi faldoni i materiali che riguardano le delibere relative a che cosa? Quello che ci interessa di più, cioè la ricostruzione del comune. Quindi tutto quello che riguarda interventi economici per la ristrutturazione di strade, di edifici, del comune che, come sapete, il 24 maggio del 44 fu bruciato, è vero? E tutte quelle delibere che hanno la funzione sociale. Queste sono le famose veline. È autosospesa lei nel 50. Sì, dopo la denuncia. Dopo una denuncia anonima che diceva che aveva frodato lo Stato, lei per coerenza si è dimessa proprio, si è autosospesa. Poi dopo è stata riammessa perché il fatto non sussisteva, quindi è stata assolta con formula piena. Oh, e Mark Mann. Vuta pu come t'ho detto. At capè? Sce, io capè. Dai, andemma. Allora, rischiamo di avere una sindachessa? Beh, secondo me non sarebbe male avere una donna a capo del comune. Ma per me il diritto di voto alle donne è ridicolo. Ma pensi che riuscirebbe a dirigere il comune? Beh sì, dopotutto se riesce a dirigere una famiglia anche in un momento così di crisi, perché non dovrebbe riuscire a dirigere il comune che alla fine è una famiglia allargata, no? Ma... speriamo. Ciao Gabriele. Ciao Sara. Lo sai, oggi sono molto felice. Oggi si vota Elena Tosetti, un sindaco donna. Immagina. Ti sosterrò nelle tue scelte. Reverendo, reverendo, com'è bello vederla. Buongiorno, dottore. Come va? Abbastanza bene. A casa sempre i soliti lavori. Ma adesso ci stiamo preparando per il compleanno della nuova arrivata, Martina. Una femminuccia. Ma a proposito di femmine, vi siete preparati per il voto? Il voto? Il voto di chi? Sa, a ospitale arrivano veramente pochi giornali. Come, non lo sa? Il voto è passato anche alle donne. Alle donne? Quelle o che non possono votare, è un nostro compito. Non dite questo, tutta la lotta con la resistenza per dare il diritto di voto sia alle donne sia agli uomini. Poi lo dice anche la religione. Oh, reverendo, reverendo, lasci, no, dica domenica, per piacere, per piacere. Buongiorno, avvocato. Allora, il diritto di voto è passato alle donne. Per me, una donna non potrà mai eguagliare un uomo in politica. Per me la politica della donna sono la casa, i figli e il marito. Oh, questa non è mica nuova, l'abbiamo sentita per 20 anni, ma adesso, caro mio avvocato, la cambia event. Ti ricordi cosa devi votare, no? Sce. Non ti sbagliare, Elena Tosetti. Ma io sono cattolica. Non mi interessa, tu devi votare, Elena Tosetti. Ciao. Ciao. Stavate parlando di Elena Tosetti? Io non mi fido mica di una casalinga, di una donna e di una comunista. Ma le donne potrebbero far finire le guerre? Ricordatevi che nelle cabine elettorali Dio vi vede, ma Stalin no. Ma hai sentito?
Tu devi fare quello che ti dico io. Madonna Schlendek, ma cos'è che lavoro qui, dai? Ma secondo me ti sbagli, perché le donne hanno lottato per la libertà e le donne devono avere la loro libertà. Le donne a votare sono sempre state comandate e adesso vogliono comandare. No, io non voterò mai per le donne. Ma secondo me anche le donne possono votare, perché hanno fatto parte della resistenza. Io sono a favore del voto femminile, perché le donne hanno gli stessi diritti dell'uomo. Io sono molto contenta di andare a votare, perché ho fatto 17 mesi di partigianato, facendo la staffetta ai partigiani e girando giorno e notte con un paio di scarponi vecchi rotti che mi avevano rotto anche i piedi. Non me li sono mai levati di dosso per 7 giorni. Ma guarda come sei vestita bene, invece guarda me. Mi è toccato addirittura mettermi questi, che sono gli scarponi che usavo quest'inverno quando facevo da staffetta. Dai, andiamo. Ma io non so se ci vado a votare. Non sai se va andare a votare? Io ho rischiato la vita per la mia libertà, la tua libertà e la libertà di tutti, per andare anche la libertà per andare a votare. E ora mi stai dicendo che ho lottato invano? No, dai, andiamo. Ciao. Ciao! Ciao! Allora, che ne pensate del voto delle donne? Bah, per me possono riuscire a far scelte decenti. Basta istruirle. Sce, se con te, me mogliera, clan ved l'uret fam un despet, la vuta come deg me. Allora, se in proprio, dre a niente. E questo comincia con quel decreto numero 47 adottato 10 marzo, conferiva l'eleggibilità alle cariche amministrative alle italiane di almeno 25 anni. Da questa data in poi le donne potevano considerarsi cittadine con pieni diritti. E il primo rossetto l'ha fatto mettere la mia mamma nel 46, quando sono andati a votare nel 47. No. Le donne si sono date il rossetto quando sono andati a votare. Ma dai. Sì, la donna, infatti la mia mamma, se tu guardi su Facebook, c'è scritto la donna col rossetto. Ah sì? Sì. Cioè lei aveva, porterò il giornale. Quindi lei aveva chiesto, aveva già aveva detto, chiesto, sì, che le donne dovevano votare. Dovevano votare, ok. Quindi, però presentarsi in bella come tenuta. Sì, perché poi sai, le donne venivano picchiate, sì, non venivano, lo so sì, come... Sì, non lavoravano so. In campagna, a 40 anni sembravano delle quando donne. Hanno fatto la rivoluzione per andare a votare, erano tutte... e avevano il rossetto. Su indicazione? Della Elena Tosetti, questo te lo garantisco. Dai, andiamo a votare. Ma cosa andiamo a votare? Io ho dei lavori a casa, non si svolgono mica da soli. Vieni con me. Ti darò almeno 4 buoni motivi per andare a votare. 1. La povertà. 2. La disoccupazione. 3. Il mercato nero. 4. Il problema dei reduci. 5. Non erano 4. Ce ne saranno altri 1000 di motivi per andare a votare. Dai, andiamo. Ah, aspetta. Mettiamoci un po' di rossetto. Finalmente anche noi andremo a votare. La politica non aspetta più solo gli uomini. Era ora che si accorgessero che anche noi donne abbiamo una testa. Io ho 43 anni, dalla prima volta che voto. Votiamo per Elena Tosetti. Sono contenta di votare per Elena Tosetti, ma dopo cosa mi dirà Adolfo? Tu non devi votare per quello che dice Adolfo, ma per il giusto. A proposito, diamoci un po' di rossetto. Quando c'era l'elezione della sindachessa femmina, che si chiamava Tosetti Elena, due donne che, come si dice, quando estraggono le schede, si erano messe il punto delle matite nelle unghie, perché erano di quelle donne che avevano ancora bene le unghie, per segnarle in modo che venissero annullate. Sì, sì, io ti dico anche i nomi perché le conosco. Fananesi, oggi 7 aprile 1946 è stata eletta sindaco Elena Tosetti con 13 voti su 20. E per fortuna va, ho saputo che ci sono stati degli imbrogli tra anche gli scrutinatori. Degli imbrogli? Ma quali?
C'era un... mi ha detto la Iole che una signora si era messa la mina della matita nell'unghia e ogni tanto passava una cartella di sinistra e ci faceva un altro segno annullandola. Adesso voglio vedere come se la cava la casalinga sindachessa, è che è tutto da ricostruire, non ci sono neanche più i registri di stato civile. Sì, è vero, il municipio è stato bruciato dai partigiani. Ma guarda che i registri sono stati bruciati per evitare che persone come noi andassero in guerra. A me tedeschi e fascisti hanno bruciato la casa per rappresaglia, perché mio fratello era un partigiano. E reduci, senza lavoro e senza casa? I ponti sono stati distrutti, le case sono state bombardate. E le scuole sono da ricostruire. Sono semidistrutte. E il mercato nero? Io la conosco, è determinata, seria e ha un progetto per Fanano, per noi tutti. È vero, sarà il sindaco di tutti, di chi l'ha votata e di chi no, di tutti. Sara, non piangere. Ma come facciamo senza i documenti? Possiamo chiedere al prete. Per fortuna siamo battezzati. Si trovò a gestire un territorio abbastanza malmesso in quanto disoccupazione era enorme, la disoccupazione. E poi vi era l'igiene, perché quando manca la materia prima, logicamente anche l'igiene viene scarseggiato. Le famiglie che erano povere in genere, specialmente quelle dei braccianti o degli operai, sì, è un periodo che non si poteva lavorare perché c'era sempre lo sfollamento. Singole persone. A molte volte non si sapeva neanche chi erano gli amministratori. Perché per esempio anche qui subito dopo la guerra ci furono dei commissari prefettizi, persone che duravano 3 mesi in carica, poi davano le dimissioni quando era il momento delle difficoltà da affrontare e lasciavano subentrare un altro che a sua volta andava avanti 2-3 mesi, anche addirittura qualcuno andava avanti 15 giorni, dopodiché dava le dimissioni in modo tale che le difficoltà le pagavano soltanto i cittadini. Certo. Questo, mentre la Tosetti invece di dimettersi, logicamente per le difficoltà, le ha affrontate. Settembre 1946. Delibera di servizio numero 2. A tutto il dipendente personale. Nel giorno di lunedì 20 corrente mese verrà istituito per tutto il personale dipendente il foglio di presenza. Il personale dovrà recarsi, entrando in ufficio, nelle ore antimeridiane e in quelle pomeridiane, presso l'ufficio ragioneria, allo scopo di apporre sull'apposito modulo la propria firma, con la indicazione esatta dell'orario di entrata di servizio. La sottoscritta Tonni Maria fu felice, nata il 2 settembre 1896, cieca, impotente e vecchia, chiede di essere ricoverata d'urgenza nell'Istituto San Giuseppe nel reparto Vecchi come indicente e nulla tenente. Ilaria Antonia, impiegata del comune di Fanano, durante il viaggio di servizio Fanano-Pavullo e ritorno che ho dovuto fare a pedibus calcantibus, ho consumato le mie scarpe. Ne avrei una certa urgenza considerando che la mia tasca ha subito un colpo fulminante. Io sottoscritto Ricci Gaetano fu Pompeo, instabile al lavoro per amputazione della mano destra causata da scoppio di ordigno esplosivo di guerra, chiedo un sussidio mensile per le mie misere condizioni economiche. Io, sottoscritto Perfetti Ettore, chiedo un contributo per curare mio figlio Sergio, ricoverato d'urgenza nell'ospedale San Giuseppe di Fanano. Sono nelle più tristi condizioni economiche, impossibilitato per sostenere le cure del figlio. Io, sottoscritto Corsini Costante, maritato, con 5 bambini a carico, nulla tenente, nelle più tristi condizioni economiche e nella impossibilità di procurare a me e alla mia famiglia il necessario sostentamento, chiedo un sussidio mensile per il ricovero nell'istituto delle suore cappuccine di mia figlia Monaria Frosiniata,
gli anni 10. Io ho sottoscritto Romagnoli Marco. Vorrei aver diritto alla cura e alla somministrazione di medicinali gratuiti e trovandomi in condizioni disagiatissime, poi ho un bimbo ricoverato per polmonite nell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Egregia sindachessa, la informiamo che la prima rampa della scuola di ospitale che conduce le aule, costruita in legno in via provvisoria all'inizio dell'anno scolastico, ha ceduto completamente e ora per salire bisogna fare delle acrobazie. E pensi un po', gli scolari più leggeri vengono sollevati a peso. La preghiamo di intervenire con sollecitudine, onde evitare sgradevoli incidenti, dei quali non ci rendiamo responsabili. Egregia sindachessa, per evitare un'interruzione delle lezioni nella scuola di Trignano, prego vivamente di voler prevedere il collocamento dei vetri mancanti, alla riparazione del gabinetto, alla fornitura di un armadio e di un crocifisso, di una carta geografica italiana. Il direttore didattico Enrico Pacchioni. Il Ministero della Repubblica Istruzione avverte che con provvedimento in corso sono stati sospesi i corsi di avviamento professionali di Fanano e Sestola, il cui funzionamento era stato sospeso fin dall'ottobre 1943. Dalla ricerca dell'archivio comunale, dalla lettura dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, dal 46 al 50, è risultato che la situazione del comune di Fanano era disastrosa. Molti erano i problemi da risolvere, disoccupati, i senza tetto, l'infanzia in difficoltà. I dipendenti comunali non venivano pagati da 3 mesi. L'anno seguente, il 16 marzo 1947, la Domenica del Corriere esce con la tavola di Walter Molino in prima pagina, che raffigura la sindaca di Fanano che spara la neve dopo un'abbondante nevicata. La didascalia dice: «Non trovando uomini che per poca mercede si prestassero alla spalatura, la sindaca scendeva in piazza con gli impiegati e si metteva al lavoro». Oltre ai lavori pubblici urgenti, il Consiglio Comunale aderisce al Consorzio Volontario Pro Infanzia per coordinare gli aiuti all'infanzia bisognosa. Avevo 5 anni, nel 48, lei mandò i bimbi bisognosi, in particolar modo quelli che tendevano al rachitismo, di fruire delle colonie. Questo perché nelle colonie vi erano le cosiddetti bagni di sole, proprio per reintegrare la vitamina D, che la vitamina D è zucchero. Uh-huh. Avrei una domanda. Sì. Per andare appunto in queste colonie, la famiglia doveva dare una somma in denaro? No. Era una presa di decisione? No, era questo, si parlava, il sindaco parlava con il medico del comune. Sì. Lui diceva, aveva l'elenco dei bimbi che avevano bisogno. Avevano. Quindi quelli che... E lei, infatti, io mi sentii chiamare, chiamarono me, mia madre, mio padre, ma non vicino a casa, perché io abitavo giù nel borgo Anselmi di Felicarolo. E dalla strada comunale le urla: muoviti che devi partire subito. E infatti niente, messo una valigetta, poca roba perché non ce n'era della roba. Infatti quando poi arrivammo in colonia lì trovammo il dentifricio, trovammo tutto, avevamo delle ragazze che ci seguivano in modo tale da poter fare questa cura come si deve. Questo. E fu una bellissima cosa perché io mi sentii veramente meglio. L'organismo fu ripristinato a dovere. Sì. E possiamo dire così, possiamo dire. E poi anche questo amore verso l'infanzia viene da una mamma.
perché tanti papà vogliono i figli già educati, già di per sé nati con la sua schedina pronta, già programmata. Invece no, la mamma vuole programmare la schedina. Ma lei voleva più evoluzione. Ecco, esatto. Adesso si pensa di più al risparmio. Il detto è questo: chi risparmia sull'istruzione spende per l'ignoranza. Fanano, 3 ottobre 1946, al segretario comunale di Cavezzo. La Fondovalle, per la quale ho lavorato e continuo a lavorare con fede e con passione, sta a rappresentare ragioni di vita non solo per Fanano, ma per Sestola, Montecreto, Riolunato ed anche Pieve Pelago e Fiumalbo. Tutti detti comuni ritrarranno certamente dalla costruzione di detta strada immensi benefici, e dal lato commerciale e dal lato turistico, in quanto oltre ad abbreviare sensibilmente la distanza con Modena e Bologna, viene limitato il tratto dei sensibili dislivelli. Ed il mio interessamento, la mia fede, la mia passione sono incostantemente spronati, in quanto ben comprendo che è proprio come lei dice, od ora o mai, e mi auguro, con l'aiuto dei colleghi dei comuni interessati, di riuscire. Voglia gradire distinti saluti il sindaco. Però la progettazione della strada l'ha fatta lei, che poi qualcuno l'ha proseguita, ma lei l'aveva già. Sì, ma anche quella, cioè, tu dici la Fondovalle, sì. Abbiamo trovato, sai, la lettera, molto accurata. E poi lei fece una novità, che è passata sotto banco, i prestiti ad onore. Se ne parla adesso in India, in Africa, che danno un prestito, un piccolo prestito a una persona, e questa persona giura di rendere sul suo onore, logicamente, sua responsabilità era l'onore, di restituire questa cifra. Logicamente, quando la piccola impresa fosse partita, avesse dato un reddito sufficiente. Ma questo era già molto, perché per esempio persone che hanno avuto un prestito per poter aiutare una figlia malata. Aveva istituito allora il prestito d'onore e dava i soldi sulla parola, non aveva bisogno di una cambiale o di un assegno, hai capito? Ti dava 10.000 lire che ce li rendevi quando potevi. No, erano liberi da interesse, erano. Perché allora sarebbe stata una speculazione. No. Veniva data una cifra che era sulle 100.000 lire, e queste 100.000 lire venivano poi, sempre sull'onore della persona, restituite. E non c'è stato nessuno che si è tirato indietro oppure ha fatto il furbo. Quindi a Fanano ne sono stati erogati di questi prestiti? Sì. Posso fare un nome anche, che direttamente coinvolge la mia famiglia. Il papà della Claudia ebbe in prestito 100.000 lire per poter curare la Claudia. Perfetto. Quindi il papà di tua moglie, praticamente. Sì. Ma c'è anche chi ebbe 100.000 lire per poter aggiustare un minimo di casa dopo i bombardamenti. E questi soldi furono restituiti. E poi lei, che fu denunciata da una denuncia anonima che sappiamo chi è, lei fu assolta 4 mesi prima di morire, che morì nel 57, e quindi 4 mesi prima lei fu scagionata, fu assolta perché in formula piena non c'era reato. Quello, perché dicevano che lei aveva preso dei soldi per aggiustare la sua casa. In realtà i soldi, lei aveva fatto dei prestiti d'onore che poi furono tutti reintegrati, tutti, sì. E concludo invitandola a pubblicare nel suo giornale le prove dei miei atti disonesti o la sconfessione delle offese, altrimenti agirò di conseguenza. Il 9 settembre 1950 Elena Tosetti si autosospende dalla carica di sindaco perché in seguito ad una denuncia anonima viene inquisita e denunciata per truffa.
viene accusata di aver usufruito di contributi per il restauro della casa bombardata senza averne diritto. La vicenda giuridica si concluse con una piena assoluzione il 13 giugno 1957, pochi giorni prima della sua morte. La mia mamma dava i prestiti d'onore, sì, è verissimo e questo ne sono consapevole. E allora? Perché andai in un consiglio comunale e io stavo sempre vicino a lei e diceva, entrò un signore che non ricordo chi e disse io ho bisogno di, e lei disse non ci sono problemi. Quanto? Firmò prestito d'onore. Il 1950 è caratterizzato da clima di guerra fredda. Il Consiglio Comunale ha richiesto degli abitanti di lotta, organizzati come partigiani della pace, approva una mozione a favore della pace. Sì, che però venne annullata dalla Prefettura di Modena per il vizio di legittimità. Allora, noi cittadini di lotta... Alta! Siamo riuniti in assemblea, essendo a conoscenza di una nuova... Guerra! Criminale, guerra. Criminale. Facciamo appello. All'amministrazione comunale. Invitiamo l'amministrazione democratica del comune di Fanano ad ascoltare la nostra opinione. Saluta. Al ministro della guerra. Facciamo i saluti. Ah. Uniamoci e difendiamo. Uniamoci e difendiamo. La pace. La pace. Firmiamo. Uniti, tutti i cittadini presenti richiedono ai consiglieri comunali di volere, al di sopra di ogni fede politica e credo religioso, presentare le seguenti proposte in consiglio e votarle. La fine della corsa agli armamenti. Ciò è possibile mediante la riduzione dei bilanci di guerra e degli effettivi militari. La fine dei bombardamenti atomici. Ciò è possibile mediante la proibizione di armi atomiche. La fine delle guerre di intervento, specie in Indonesia, Malesia e Vietnam. La fine di ogni pressione ai partigiani della pace. Che abbia fine la guerra dei nervi e sia ristabilita la pace. Ciò è possibile mediante la firma nel quadro delle Nazioni Unite di un patto di pace tra le cinque grandi potenze.